tutti ragazzi, mia sorella mi ha dato l'idea perfetta per il tutorial di oggi. Costruiremo una lettera di fiori o lettera fiorita, lettera con dei fiori incollati sopra. E avremo bisogno di cartone per ritagliare la base della lettera, fiori finti che potete trovare in qualsiasi negozio che vende fiori finti, colla a caldo per tenere attaccati i nostri fiori al cartone e un po' di creatività. Allora, io ho già preso le dimensioni per la mia lettera, quindi vado subito a ritagliare il cartone. Che bello che è essere mancini. Ok, finita di ritagliare la lettera, non preoccupatevi se l'avete tagliata male, perché in teoria la lettera non si dovrebbe vedere. Potete dipingere la lettera di bianco, di rosa, di qualsiasi colore che pensate si abbini meglio con i fiori che avete comprato. Ritagliata la nostra lettera, dobbiamo incominciare ad incollare i fiori. Così so già come incollare i fiori e non combinerò un casino, anche perché poi la devo dare a mia sorella. Se non avete abbastanza fiori e volete riempire gli spazi, potete utilizzare delle foglie e schiacciarle in questo modo. Copriranno gli spazi vuoti e non dovrete preoccuparvi di prendere troppi fiori. Ecco come dovrebbe essere la vostra lettera una volta finita di incollare tutti i fiori. Se pensate che ci sia ancora qualche spazio vuoto, prendete un po' di finti ramoscelli e... Per terminare il nostro capolavoro, avrete bisogno di un filo, incollatelo dietro alla lettera. Terminato, avete realizzato la vostra splendida lettera floreale. Regalatela pure alla vostra ragazza, al vostro cane, al vostro gatto, al vostro vicino, al vostro pupazzo, a chiunque possiate rendere felici con una lettera fatta in casa nella quale avete messo molto moltissimo amore. Mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video e... titoli di coda!